L'ex conduttrice di Mediaset protagonista di una chiacchierata con l'amica Venier nel salotto di Domenica In. Chiacchierata tra amiche a Domenica In. Alessia Marcuzzi, fresca di esordio con Boomerissima, Rai 2, è stata ospitata da Mara Venier, con la quale condivide una sana e forte amicizia. Le due si frequentano spesso anche al di fuori dell'ambiente televisivo, andando spesso a cena assieme. Pronti via e subito si è cominciato a parlare del nuovo show timonato dall'ex conduttrice Mediaset. Trovo molto carino questo programma, ha rimarcato la zia, con la Marcuzzi che si è detta molto soddisfatta del risultato finale ottenuto. Sono molto contenta, lo ho scritto durante la pandemia, spero di essere riuscita a trasmettere allegria. Capitolo addio a Mediaset. La Venier ha chiesto all'amica quanto le sia costata la scelta di fermarsi. Guarda, è arrivata in un momento in cui doveva arrivare, sono in una posizione fortunata, potevo fermarmi. Ho deciso di prendermi di tempo per me, ha spiegato la Pinella, che è anche reduce di un periodo non semplice dal punto di vista sentimentale. Nei mesi scorsi ha annunciato la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. A proposito del momento non facile vissuto dalla Marcuzzi, Mara ha detto: c'è stato un momento dove eri troppo magra. Ora sei bella come mai ti ho visto. Ti vedevo troppo magra, ecco perché continuavo a farti la matriciana. In studio è poi giunto Luca Tommassini, coreografo nonché direttore artistico di Boomerissima. Il danzatore ha raccontato di come la Marcuzzi abbia lavorato duramente, cimentandosi nella danza in modo serio. L'ho messa in sala prove tutti i giorni da luglio. Tutti i giorni. Si è veramente impegnata, ha narrato Tommassini. Mi è venuto un fisichetto, il commento orgoglioso di Alessia. Poi ha tirato sul sedere l'eco del coreografo che ha provocato una reazione netta della conduttrice di Domenica In. Sempre stato sul sedere di Alessia. Scusami,